Allora, i casi d'uso sono una tecnica che permette di descrivere in una maniera abbastanza facile e facilmente comprensibile i requisiti funzionali di un sistema. Quindi, se immaginiamo, un processo in cui prima analizziamo il caso aziendale, e lo possiamo fare con i modelli informativi e di processo, e successivamente andiamo a definire i requisiti del sistema, i casi d'uso sono utili in questa fase, quindi successivamente. Molto spesso può capitare che un caso d'uso possa descrivere nel dettaglio, ad esempio, un'attività di un processo. Quindi una delle attività di un activity diagram può essere descritta tramite un caso d'uso. Sono stati introdotti come tecnica una ventina d'anni fa da uno svedese che si chiama Ivar Jacobson come una tecnica per andare a modellare i requisiti. E hanno avuto una diffusione molto importante negli anni 90. Prima in un ambiente, diciamo, più orientato allo sviluppo e poi sono stati adottati anche e soprattutto per l'analisi dei sistemi. È l'obiettivo di un caso d'uso? Un caso d'uso dovrebbe catturare quello che è il contratto tra lo stakeholder, uno stakeholder e il sistema o il comportamento del sistema. Questo quindi il caso d'uso descrive il comportamento del sistema sotto un certo insieme di condizioni da un punto di vista di un particolare attore che interagisce col sistema. In generale, il caso d'uso descrive un'interazione tra un utente, quello che si chiama attore primario, primary actor, e il sistema. E l'obiettivo del caso d'uso è descrivere come il nostro primary actor riesce a raggiungere un obiettivo. Voglio pagare un bollettino postale e quindi ho tutta una serie di interazioni tra attore primario e sistema. Il caso d'uso descrive che cosa fa l'attore primario, come risponde il sistema e anche come il sistema protegge e garantisce gli interessi di tutti gli stakeholder. Ad esempio, se immaginiamo il caso di un bancomat, l'attore primario è il correntista che va a prelevare, ma ci sono moltissimi stakeholder, ad esempio la banca, che non è ovviamente l'attore primario perché la banca non è coinvolta direttamente, ma la banca ha un chiaro interesse, non dare soldi che non siano effettivamente posseduti dal correntista. Quindi se il banco manda dei soldi così senza verificare l'identità, gli interessi dello stakeholder banca non sono più rispettati.
casi d'uso in realtà hanno un uso molto più ampio di quello che dicevo io, quindi andare a descrivere requisiti, soprattutto se scritti in maniera molto essenziale, possono essere utilizzati efficacemente per andare a descrivere per sommi capi qual è il funzionamento dei processi e per andare a discutere sulle funzionalità del sistema. I casi d'uso quindi possono essere utilizzati in vari modi. Possono essere scritti da un gruppetto di persone molto affiatate, possono essere scritte in un contesto un po' più formale, oppure possono essere scritti in collaborazione magari anche da persone che non risiedono nello stesso luogo. Quindi, in funzione del tipo, del contesto in cui vengono scritti, possiamo avere diversi tipi di casi d'uso, che variano dal completamente abbigliato al caso. Allora, i casi d'uso sono focalizzati sulla parte funzionale, quindi come si comporta il sistema, quali sono le funzioni fornite al sistema, i servizi del sistema. Non raccolgono, se non in maniera marginale, le informazioni su quelle che sono le interfacce esterne, il formato dei dati e le regole aziendali in generale. Quindi molti aspetti che ad esempio noi possiamo descrivere in un processo complesso non sono catturati, non sempre, da un caso d'uso che invece si focalizza su un aspetto un po' più di dettaglio. Ma in pratica che cosa sono i casi d'uso? Un caso d'uso descrive un insieme di interazioni volte a raggiungere un obiettivo, interazioni che avvengono tra un attore, uno o più attori, e il sistema che stiamo considerando, il nostro sistema informativo. Quindi questa è la definizione essenziale di che cos'è un caso d'uso. Quindi quali sono gli elementi fondamentali di un caso d'uso? Innanzitutto l'attore. Spesso abbiamo un unico attore che è anche chiamato il primary actor, che inizia una serie di interazioni scritte dal caso d'uso perché il sistema gli può fornire qualche servizio. Quindi abbiamo l'attore, abbiamo il sistema, questi sono i due elementi che interagiscono. Il motivo per cui interagiscono è che il nostro attore ha in mente un obiettivo. Questo è il focus, quello che dobbiamo avere in mente quando andiamo a descrivere un caso d'uso. C'è qualcuno, l'attore, che vuole raggiungere un obiettivo che è significativo per lui, e quindi
prendere in mano la penna non è un obiettivo significativo per l'attore. Un obiettivo significativo per l'attore è pagare un bollettino, ad esempio. E andiamo a descrivere come, tramite una serie di interazioni, questo attore raggiunge il proprio obiettivo. Di solito un caso d'uso non deve essere un romanzo. Le interazioni normalmente devono essere in numero limitato, quindi al massimo una decina di rimpalli tra l'attore e il sistema. Altrimenti il risultato è che il caso d'uso diventa illeggibile. Se è illeggibile, non serve più lo scopo di andare a comunicare che cosa fa il sistema. Quindi abbiamo detto l'attore, il sistema e l'obiettivo. E com'è che viene descritto il caso d'uso? Il caso d'uso viene descritto come una sequenza di interazioni tra l'attore e il sistema. L'obiettivo principale del caso d'uso è andare a spiegare come l'attore può raggiungere il proprio obiettivo. Il fatto è che purtroppo nella realtà non sempre ognuno raggiunge tutti gli obiettivi che si pone. E quindi nel caso d'uso dobbiamo anche andare a raccontare cosa succede se qualcosa va storto. Ok, però questo è in seconda battuta. L'obiettivo principale è andare a raccontare come, diciamo nel caso nominale, l'attore può raggiungere il proprio obiettivo. Poi dopo, se qualcosa va male, allora andiamo a descrivere come si comporta il sistema o l'attore. Che cos'è l'attore? Chi è l'attore? È un qualcosa, qualcuno, fuori dal sistema. Quindi da qui capiamo già che c'è un dentro e un fuori sistema. Il che vuol dire che dobbiamo andare a tracciare una linea di demarcazione tra cos'è dentro e cos'è fuori. L'attore non è necessariamente una persona, un essere umano, anche se nella maggior parte dei casi lo è, in generale potrebbe anche essere un altro sistema informativo che interagisce con il nostro. Quindi è esterno e interagisce con il sistema. Nei casi più complessi, oltre all'attore primario, quello il cui obiettivo vogliamo soddisfare, possono esserci uno o più attori secondari o di supporto che, come dice la parola, fanno i comprimari, quindi aiutano a raggiungere l'obiettivo. Vi faccio notare che gli attori che identifichiamo qui nel caso d'uso sono gli attori che ragionevolmente sono coinvolti nel processo. Ok, quindi a identificare gli attori che sono coinvolti in un processo è già un primo passo nel capire quali saranno gli attori che interagiranno col sistema. Allora, abbiamo detto che gli attori devono essere entità esterne e quindi, per prima cosa, se vogliamo andare a scrivere i nostri casi d'uso, dobbiamo andare a capire chi interagisce, direttamente o indirettamente, con il sistema.
in generale, quindi ad esempio anche il personale di manutenzione. Se ci interessa andare a descrivere alcuni aspetti che riguardano il personale di manutenzione, fare manutenzione, allora anche questi sono attori. Possiamo identificare altri attori andando a capire quali sono sistemi esterni o legacy che interagiscono con il nostro sistema. Nel caso dei tagliandi di parcheggio GTT, ad esempio, se ci appoggiamo a una banca per poter consentire i pagamenti tramite un POS virtuale, la banca o chi gestisce il servizio di POS virtuale sarà un attore esterno. Possono esserci anche delle applicazioni oppure dei dispositivi hardware che interagiscono con il nostro sistema. Immaginate la cassa di un supermercato in cui ho un lettore di codice a barra, ad esempio. E devo anche ricordarmi che attori sono persone che gestiscono il sistema, quindi devo anche pensare che chi controlla il sistema, gli amministratori del sistema ad esempio, sono attori e quindi devo pensare a quali sono le interfacce che devo dedicare ad loro. Quindi qualcosa che ad esempio produca dei report periodici. E quindi includo anche queste figure tra gli attori. Quindi, in generale, se io voglio andare a scrivere il mio caso d'uso, devo andare a capire quali sono gli attori coinvolti. E per andare a capire bene chi sono gli attori coinvolti, devo anche legarli a quali sono gli obiettivi. Allora, un obiettivo è qualcosa che è significativo, ha un qualche valore per l'attore. Quindi se pensiamo a un bancomat, inserire il codice non è un qualcosa di significativo per chi vuole ritirare. Chi vuole ritirare ha l'obiettivo di ritirare del denaro. Quindi qui abbiamo qualcosa che ci suggerisce qual è il livello di dettaglio. Il livello di dettaglio è quello per cui l'obiettivo è qualcosa che interessa effettivamente all'attore. Se pensiamo al processo di prima, molte delle cose, tenete conto che io vi ho presentato in maniera tutto sommato un po' semplicistica, un po' semplificata gli use case come un passo successivo di dettaglio rispetto ai diagrammi di processo. In realtà queste due notazioni, una grafica e l'altra testuale, si sovrappongono molto, quindi io posso analizzare i processi ad esempio utilizzando gli use case. Okay. Un modo di utilizzarli è quello che vi suggerivo prima, quindi l'analisi dell'aspetto più di business fatto con i diagrammi di attività e il dettaglio del sistema che andrà a supportare questi processi fatto invece con i casi d'uso. Ma molte delle considerazioni che facciamo riguardo ai casi d'uso valgono anche per l'analisi dei processi, okay? Sono abbastanza sovrapponibili queste due tecniche. Quindi, pensando al caso dell'esercizio del tagliando per il permesso di parcheggio, lì qual è l'obiettivo? È un qualcosa che sia di valore non tanto per il sistema, che in quel caso lì è GTT, quanto per l'attore, cioè il residente. Che cos'è
di valore per il cittadino residente e avere il tagliando per poter parcheggiare senza prendere la multa. Non è pagare il bollettino, non è compilare il modulo, non è neanche farsi spedire il tagliando, perché finché non l'ha ricevuto, lui non ha raggiunto il proprio obiettivo. Quindi pensiamo in termini di obiettivi. Se pensiamo in termini di obiettivi, andiamo a capire qual è il livello di dettaglio che è ragionevole per quegli obiettivi. Quindi abbiamo detto che i casi d'uso permettono, se vogliamo, di andare a definire i dettagli da un punto di vista di comportamento di un contratto tra il sistema e gli stakeholder. Quindi abbiamo una sequenza di operazioni, ma abbiamo tutta una serie di informazioni di contorno, ad esempio come nell'esecuzione di un particolare caso d'uso, il sistema protegge gli interessi dei vari stakeholder. Quindi vogliamo raggiungere l'obiettivo, ma nel raggiungere quell'obiettivo garantiamo tutta una serie di cose. Quando andiamo a parlare di caso d'uso, un aspetto fondamentale è capire qual è l'ambito, il contesto. Cui di che cosa stiamo parlando? Che cosa stiamo andando a descrivere? Noi nel nostro caso d'uso, o insieme di casi d'uso, perché di solito non ce n'è uno solo, insieme, dobbiamo andare a descrivere non qualcosa che esiste già e neanche qualcosa che è compito di qualcun altro. Quindi dobbiamo definire ben bene l'ambito di interesse per il nostro lavoro e specifica di requisiti. L'esempio di chi gestisce il POS virtuale per un pagamento è significativo. Quello c'è già, qualcuno me lo fornisce, è la responsabilità di qualcos'altro, quindi io non me ne occupo. È un'interfaccia da solo esterno. Quindi il passo iniziale, prima addirittura di poter andare a capire quali sono gli attori e i loro obiettivi, e di capire cosa c'entra e cosa non c'entra con il mio sistema. Quindi, questo lo posso fare andando a definire semplicemente una lista di cose, argomenti che possono essere correlati con il mio sistema. Andare a dire se questi argomenti sono dentro o fuori il sistema. Quindi questo non è un gioco tipo il Sudoku in cui io vado a trovare la combinazione esatta. Qui è importante avere un'interazione stretta con il nostro cliente o committente, perché io posso farmi un'iniziale idea di che cosa rientra nel contesto del mio sistema e cosa no, ma questo deve essere verificato esplicitamente con il committente. E questa verifica la si può fare e può avere un esito significativo se io ho scritto esplicitamente cosa secondo me è dentro e cosa secondo me è fuori. A questo punto il mio committente mi dirà sì, no, questo in realtà rientra, questo no.
Se io chiedo semplicemente che cosa rientra, cosa no nel mio sistema, riceverò sicuramente una risposta incompleta. Se io ho preparato una lista di cosa può essere significativo, allora la posso confrontare con il mio committente. Questa parte purtroppo non la vedremo durante il corso perché è un po' difficile e richiede un'interazione. In generale gli esercizi saranno ben definiti, quindi sarà abbastanza chiaro che cosa rientra e cosa no all'interno del nostro sistema, qual è l'ambito del sistema. Il passo successivo, una volta capito cosa c'è dentro e cosa c'è fuori, è andare a capire quali sono gli attori che interagiscono con il mio sistema e quali sono i loro obiettivi. E questo lo faccio con una semplice lista che si può chiamare Actor Goal List. Per ogni attore ho l'obiettivo. Molto di alto livello, ovviamente. In questa fase sto ancora cercando di delineare i confini e i limiti del mio sistema. Poi, man mano, andrò ulteriormente nei dettagli. Se noi dobbiamo andare a sviluppare il sistema, non è neanche una cattiva idea andare a indicare qual è la priorità di questi obiettivi. Normalmente un sistema di una certa complessità non viene sviluppato di botto con tutte le funzionalità. Normalmente un sistema complesso viene sviluppato in varie iterazioni. E quindi nella prima iterazione io ragionevolmente andrò a dare la precedenza agli obiettivi con priorità più alta. Quelli con priorità più bassa li posso posporre a iterazioni di sviluppo successive. Quindi l'importante qui è andare a capire quali sono gli attori e quali sono i loro obiettivi. Lo posso fare in questo modo, quindi con una tabella, oppure lo posso fare con un diagramma UML. In particolare con uno use case diagram. Allora, apro un nuovo elemento e poi vado a creare un use case diagram. Iniziamo in questo momento a vedere gli elementi fondamentali del use case diagram, poi man mano vedremo anche gli altri aspetti. Allora, un elemento fondamentale è l'attore. E quindi disegno il mio uomo stecchino in cui vado a definire i nomi, il nome dell'attore. Quindi customer. E poi vado a definire quello che è il caso d'uso o goal. Ritirare contante. E io leggo il mio attore al caso d'uso o goal corrispondente.
Vi sottolineo una cosa. Se ricordate, nella definizione che abbiamo dato prima di caso d'uso, questa, abbiamo detto che un caso d'uso è un insieme di interazioni orientate a soddisfare un goal, e che avvengono tra un attore e il sistema. In un use case diagram noi non descriviamo le interazioni, andiamo semplicemente a elencare gli attori e i loro obiettivi. Quindi uno use case diagram non descrive un caso d'uso, uno use case diagram è un riepilogo, una mappa di quali sono i casi d'uso. Se volete, è l'indice che ci permette di andare a navigare i vari casi d'uso. Quindi io ho la mia lista attore obiettivo. La posso disegnare come un use case diagram o come una tabella. Quindi di solito la tabella è un po' più di difficile lettura, un diagramma di caso d'uso è più facile da leggere. E più immediato ci permette di capire che, ad esempio, lo stesso attore può andare a essere interessato a più obiettivi. Quindi, ad esempio, il nostro cliente potrebbe essere interessato non soltanto a ritirare il contante, ma ad esempio visualizzare il saldo. O ricaricare il telefono. Quindi in questo caso è ovvio quali sono gli obiettivi del cliente e ovviamente io posso avere più attori che abbiano degli interessi nei confronti del mio sistema. Se pensiamo al bancomat è difficile immaginare tanti altri attori diversi, ma in un sistema informativo è ovvio che il numero di attori è elevato. Quindi devo capire cosa è dentro e cosa è fuori, quindi devo andare a descrivere il contesto del mio caso d'uso. Devo capire quali sono gli attori e quali sono i loro obiettivi. E questo è il secondo passo. Ovviamente io posso capire quali sono gli attori e i relativi obiettivi solo dopo che ho definito il contesto del mio sistema, altrimenti rischio di andare dentro il sistema o di mettere degli obiettivi che non riguardano le interazioni col sistema. Quindi, dopo aver definito il contesto, allora vi faccio notare che questa in-outlist non mi definisce il contesto, è uno strumento per andare a descriverlo e capire qual è. Poi ragionevolmente dovremo andare a utilizzare una descrizione un po' più compatta di una tabella, magari molto lunga. Poi identifico gli attori e i loro obiettivi,
Il processo in realtà non è così semplice, non è che prima immagino gli attori e poi scopro tutti i loro obiettivi. È un po' iterativo il processo, quindi identifico alcuni attori, capisco i loro obiettivi, magari mi vengono in mente degli obiettivi e questo mi permette di scoprire dei nuovi attori e via di questo passo. Quindi, man mano che costruisco questa lista, o man mano che vado a disegnare il mio use case diagram, definisco attori e obiettivi. Il passo successivo di dettaglio è andare a definire quello che è un sommario del caso d'uso. Quindi ho il mio attore, ho l'obiettivo che si pone e vado a descrivere con un paio di frasi che cosa succede, che cosa avviene, come può andare a raggiungere il proprio obiettivo. Ovviamente qui sono ancora molto ad alto livello e quindi do una descrizione proprio degli elementi veramente essenziali. I dettagli li andrò a descrivere successivamente quando potrò elencare tutte le interazioni che avvengono tra l'attore e il sistema. Quindi a questo punto ho grossomodo identificato il mio contesto, capito quali sono gli attori e i relativi obiettivi e ho eventualmente scritto una breve descrizione di quello che è il caso d'uso. Per quanto riguarda il contesto, il contesto preciso è da definire caso per caso, ma in generale io posso andare a identificare tre principali livelli, chiamiamoli così, nel contesto. L'azienda, nella sua totalità, il sistema software, il mio sistema informativo, oppure un singolo componente all'interno del sistema informativo. Quindi, in funzione del livello di dettaglio che io voglio scegliere, il mio contesto potrà spostarsi. È ovvio che se il mio contesto è quello dell'intera azienda, a questo punto il caso d'uso ha un ruolo che è del tutto analogo a quello di un diagramma di attività. Il diagramma di attività mi va a raccontare come vari attori interagiscono con la mia azienda, ad esempio. Noi in generale cerchiamo di focalizzarci sul livello di sistema software. Qual è il livello di precisione che noi diamo al nostro caso d'uso? Dipende dalla fase in cui ci troviamo e dall'obiettivo che ci poniamo. Diciamo che per semplificare possiamo anche qui identificare tre livelli di dettaglio. Quello che si chiama brief e che è quello che vi dicevo prima, cioè un paio di frasi, 4, 5, 6 proprio esagerare. Un livello che possiamo chiamare casual, che è un po' più elaborato e se vogliamo invece di essere un sunto racconta un po' una storia di cosa avviene, e poi c'è il livello dettagliato,
vedremo tra poco, che invece segue una struttura ben definita. E io normalmente nello sviluppare un caso d'uso parto dal livello meno preciso e man mano arrivo a quello più preciso. Questo perché? Perché io devo parlare con il mio cliente, devo capire se quelli sono i casi d'uso, se devo modificarli, se ho capito bene quello che sto facendo, e man mano che aggiungo informazioni posso avere un riscontro da parte del mio cliente e capire se sto andando nella direzione giusta o se devo cambiare. Qui normalmente i livelli, i passi che io faccio sono innanzitutto andare a capire quali sono gli attori, quali sono gli obiettivi, e questo, se vogliamo, è il primo livello, cioè disegno uno use case diagram in cui metto gli attori e i loro obiettivi. Se vogliamo, posso associare a ogni obiettivo, caso d'uso, una descrizione di tipo brief, quindi un paio di frasi. Dopodiché, una volta che questo è stato consolidato e verificato con il cliente, posso passare al passo successivo, andare a definire lo scenario principale. Quindi qual è la sequenza di interazioni che mi porta a raggiungere l'obiettivo dell'attore. E qui io a questo punto ho descritto il caso nominale. Il passo successivo è andare a capire che cosa può andare storto. E successivamente, una volta che ho capito quali sono tutte le condizioni anomale possibili, è andare a decidere come posso gestirle. Vi faccio notare che qui ci sono due passi distinti: prima andare a capire cosa può andare storto e poi come gestirlo, gestire queste situazioni. Questo perché se io inizio a pensare contemporaneamente a cosa può andare storto e a cosa devo fare in quel caso, mi si attorcigliano i neuroni e non capisco più nulla. Quindi un passo per volta, quindi prima capisco cosa va storto, mi sistemo bene la lista, la organizzo, cerco di sistematizzarla e poi vado a definire quali sono i tipi di risposta a queste situazioni anomale. Anche perché è molto probabile che a fronte di diverse situazioni anomale la risposta del mio sistema sia la stessa. Quindi, se non ho chiaro l'elenco dei failure mode, difficilmente riuscirò a capire come poterli gestire. Quindi, abbiamo visto come possiamo, in maniera estremamente sintetica, andare a definire gli attori e i loro obiettivi. Il passo successivo è quello di andare a descrivere lo scenario principale. Ecco, lo scenario principale dipende un po' da qual è il livello di dettaglio, la granularità, se vogliamo, del nostro caso d'uso. Possiamo usare questa metafora. Noi vogliamo andare a descrivere quello che succede alla superficie, sulla superficie del nostro sistema, è quello che ci interessa, quello è il contratto. Quindi se pensiamo alla superficie come la superficie del mare, possiamo avere dei casi d'uso molto di alto livello, quindi che stanno in aria, dei casi d'uso a livello del mare, quindi descrivono che cosa avviene nelle interazioni, e possiamo avere dei casi d'uso che invece stanno sott'acqua.
se volete, bianco, azzurro e blu. È estremamente importante andare a capire quali sono i livelli e trovare il livello giusto di dettaglio. Allora, quelli più importanti ovviamente sono quelli che si chiamano user goal level. Quindi ho un utente del sistema, ha un obiettivo e io descrivo come lo raggiungo. Ma per inquadrare il problema a volte è utile partire da un summary level, e quindi mi dà una visione molto di alto livello del mio sistema. Alcuni dettagli molto specifici invece vengono descritti in una sub-function use case. Un esempio di sottofunzione è ad esempio fare il login in un sistema, autenticarsi. Ora, io non è che uso un computer perché il mio obiettivo è fare il login. Il mio obiettivo è un qualcosa di più alto livello, ma quella è una sottofunzione che comunque è ricorrente ed è standard. E quindi vale la pena, visto che è così comune, andarla a descrivere nel dettaglio. E quindi non è un caso d'uso a tutti gli effetti, perché l'obiettivo non è qualcosa di rilevante per l'utente, ma è una parte di un caso d'uso, una sottofunzione. Quindi i casi d'uso a livello di summary level, di sommario, molto spesso sono di alto livello e in generale, per essere capiti, bisogna fare riferimento a diversi casi d'uso di livello inferiore, quindi user level. Quindi, se vogliamo, possiamo vedere un summary level use case come il contesto generale di un insieme di casi d'uso di livello più basso. Eccoci a un esempio di caso d'uso. Lo vediamo con calma perché questo in realtà è il primo caso d'uso che vediamo. Allora, innanzitutto abbiamo un titolo, un nome che, se vogliamo, è anche il goal che abbiamo descritto nel nostro diagramma di casi d'uso. Qui stiamo parlando di un livello summary, quindi è molto di alto livello. In questo caso, gestire dei fondi tramite un conto corrente bancario, che vuol dire tutto. Ricordate che qui siamo ancora a alto livello. Il contesto. Il sistema bancario di conti e transazioni. Qui, in questa sezione che è chiamata Intention, viene descritto l'obiettivo un po' più nel dettaglio. Se volete, questa è la versione brief dello use case. Quindi l'obiettivo del cliente è gestire i propri fondi tramite il conto bancario. In questo caso i clienti non interagiscono direttamente col sistema, ma tramite un impiegato. Un
sistema web oppure un bancomat. Primary client, parameter actor, il cliente della banca. Main, success scenario, e qui abbiamo i passi, le interazioni che avvengono tra il primary actor e il sistema, che è il Bank Accounts and Transaction System. Quindi il cliente apre un conto, poi ripeto il passo 2 quante volte voglio, il cliente esegue una qualche operazione sul suo conto e alla fine il cliente chiude il conto. Di nuovo sottolineo che qui siamo a un livello di astrazione estremamente elevato. Qui abbracciamo tutto il ciclo di vita di un conto corrente bancario, dalla sua apertura fino alla sua chiusura. E tutte le operazioni intermedie sono descritte da quel passo 2 che il cliente esegue qualche operazione sul conto. L'utilità di questo tipo di casi d'uso è che definiscono meglio o aiutano a definire meglio il contesto. Quelli che invece sono rilevanti e che poi sono utilizzati per andare a realizzare il nostro sistema informativo sono quelli che si chiamano User Goal Level. Qui abbiamo un obiettivo ben definito e di valore per l'attore. Per capire quanto è ampio un User Goal Level, in generale si dice che l'attore primario deve arrivare, si siede, svolge il suo compito in una decina di minuti, 20 al massimo, e alla fine si alza soddisfatto perché ha raggiunto il proprio obiettivo. Quindi prelevare i soldi al bancomat è un obiettivo di livello user goal. Frequentare un corso universitario non è un obiettivo di questo tipo, perché non è un qualcosa che avviene in un'unica seduta, ha una durata molto prolungata e quindi non riguarda questo livello. Potrebbe essere il livello superiore. E quindi è limitato nel tempo, c'è di solito una persona, attore primario, potrebbe esserci qualche attore di supporto e noi, soprattutto nello scenario di successo, vogliamo andare a descrivere come questo attore raggiunge il proprio obiettivo. Ad esempio, in questo use case abbiamo depositare del contante. Contesto è sempre quello di prima, quindi quello che vogliamo fare è depositare del contante. In questo caso il cliente non interagisce direttamente col sistema ma tramite un impiegato e molti clienti possono cercare di fare la stessa operazione contemporaneamente. Tra due impiegati diversi o in filiali diverse. Il primary actor è sempre il cliente, che ha come obiettivo quello di depositare il denaro, o qualcosa di molto chiaro di valore per lui. Quindi il cliente chiede all'impiegato di depositare del contante su uno specifico conto e fornisce il contante.
L'impiegato chiede al sistema di eseguire il deposito e fornisce tutti i dettagli della transazione, quindi ad esempio il numero del conto e la somma. Il sistema convalida il deposito, accredita la somma e registra i dati della transazione e infine informa l'impiegato. Quindi il nostro primary actor, cliente, si alza e se ne va contento. È chiaro che qualcosa può anche andare storto e per cui di solito in un caso d'uso abbiamo quelle che si chiamano estensioni. Quindi abbiamo una sequenza principale, main, success, scenario, e poi abbiamo tutti gli altri casi in cui può andare storto. Di solito le estensioni vengono messe con un numero e con una lettera. Il numero si riferisce al passo dello scenario principale in cui può avvenire qualcosa di anomalo e la lettera distingue vari eventi anomali. Per cui durante la richiesta il cliente potrebbe cambiare idea. E quindi l'impiegato deve annullare l'operazione. La fase 3, che vi ricordo era questa, in cui il sistema convalida il deposito, accredita la cifra, eccetera, può andare male, ad esempio, perché il sistema si accorge che gli sono state fornite delle informazioni non corrette. Ad esempio, è stato messo un numero di conto non valido. Allora, cosa succede? Passo successivo, il sistema informa l'impiegato che quindi dovrà chiedere ulteriori informazioni al cliente e il sistema torna al passo 2, quello in cui l'impiegato inserisce le informazioni. Oppure, 3B, il sistema si accorge che non sono state fornite informazioni sufficienti. Ha dimenticato di inserire la somma da depositare. 3C, il sistema non è in grado di depositare, ad esempio perché cade la connessione con la sede centrale della banca. In questo caso, se c'è un errore interno, normalmente il sistema termina con un fallimento. Quindi, all'interno delle estensioni di solito mettiamo altri modi di raggiungere l'obiettivo, quindi manca l'informazione, viene chiesta e poi si prosegue, oppure si segnala il fatto che se succede un particolare evento il caso d'uso fallisce. Quindi in questo caso l'attore primario non può alzarsi contento. E poi vabbè, ci sono delle note, ma direi che questo è meno rilevante. Il terzo livello di granularità è quello di sottofunzione, in cui andiamo a descrivere come dei sotto-obiettivi possono essere raggiunti. Normalmente il raggiungimento dei sotto-obiettivi è funzionale a raggiungere un obiettivo dell'utente. Quindi, ad esempio, fare il login è funzionale a poter eseguire un qualche programma, che era l'obiettivo originale del nostro attore primario.
Quindi ad esempio in questo caso abbiamo il caso d'uso identificazione del cliente, il contesto in questo caso è il bancomat, l'attore primario è il cliente e lo scenario è questo. Il cliente fornisce, inserisce la carta, il sistema convalida il tipo di carta, il cliente fornisce il PIN, il sistema richiede al Bank Account and Transaction System di verificare le informazioni, il sistema Banking Account and Transaction System informa il sistema, cioè il bancomat, che le informazioni sono valide e il sistema informa il cliente a sua volta dicendo ok, l'identificazione è andata a buon fine. Ovviamente una sottofunzione ci dice come io posso raggiungere un sottoobiettivo. Quindi di solito le sottofunzioni sono richiamate da uno use case di livello più alto. Quindi io in un passo di un user level, user goal level use case, posso avere un'interazione che è descritta in ulteriore dettaglio da un use case di livello subfunction. Quindi io devo trovare il livello di dettaglio giusto. Non deve essere ovviamente troppo alto, quindi stare nelle nuvole, o troppo basso, quindi con la metafora marina stare sul fondale. In generale c'è la tendenza a essere troppo specifici quando andiamo a definire gli obiettivi di un utente, che poi sono quelli che guidano la scrittura del caso d'uso. Quindi in generale, quando io ho un obiettivo, mi devo chiedere se quello è ciò che il mio attore primario effettivamente vuole. Oppure mi posso chiedere: ma perché fa questo? Se la risposta è perché gli interessa, allora probabilmente ho trovato il livello giusto. Se la risposta è perché vuole fare qualcos'altro, allora il mio livello è troppo basso e devo alzarlo. Perché l'utente fa il login? Perché vuole ritirare i soldi. Beh, allora l'obiettivo non è fare il login, l'obiettivo è ritirare i soldi. Quindi il perché sta facendo questo è una buona domanda da farsi per capire se ho raggiunto un livello che corrisponde a un obiettivo dell'utente, a un goal dell'utente. Piccolo esercizio. Jenny sta di fronte al suo bancomat, al bancomat della sua banca, è buio, ha appena inserito il PIN e sta cercando il pulsante invio. In questo scenario, mi sapete proporre un goal di livello summary, uno di livello user goal e uno di livello subfunction? Allora, vi ricordo che il summary vi dà un quadro generale. L'obiettivo del summary è molto di alto livello, quindi è
ben oltre l'obiettivo di un utente. Lo user goal risponde a un obiettivo specifico e di interesse del nostro attore. Invece un subfunction è un qualcosa che è funzionale a raggiungere un obiettivo, è direttamente funzionale a raggiungere un obiettivo dell'attore primario. Vi lascio 2 minuti per pensarci, poi vi propongo alcune possibili risposte. Allora, se vi dico che Jenny vuole portare qualcuno fuori a cena, vi sembra un obiettivo è un po' troppo alto di livello, ok? Anche perché non c'entra niente con il sistema Bancomat, quindi è troppo di alto livello. Come all'opposto, troppo di basso livello è capire dov'è la posizione del pulsante. Okay, il fatto che lei debba accendere l'accendino per trovare il pulsante per andare avanti, ecco, questo è troppo di basso livello, di solito non si scrive nei requisiti. Quindi questi sono due estremi che di solito si evitano. Un livello, diciamo, sommario è che vuole utilizzare il bancomat. Okay? Molto di alto livello, però riguarda il sistema, riguarda l'ambito in cui, di cui sto parlando, e quindi questo è un obiettivo di livello sommario. Ovviamente, se io mi chiedo perché lo fa, la risposta è no, voglio usare il bancomat perché ha bisogno di soldi, non perché è divertente usare il bancomat. Okay? Quindi l'obiettivo non è quello, però mi descrive il contesto generale. Quindi la risposta vuole prelevare del contante è quella giusta, cioè quello è il goal di livello utente. Il livello più basso è inserire il PIN. E finché non premo l'invio, il PIN non viene accettato. Quindi il suo obiettivo a livello di sottofunzione è inserire il PIN. Ovviamente anche qui se ci chiediamo perché, la risposta è perché alla fin fine vuole prendere il contante. Quindi il nostro obiettivo deve essere quello di capire quali sono gli obiettivi di livello
utente. Talvolta risulta comodo o utile andare a descrivere dei livelli di sottofunzione, soprattutto per delle attività ricorrenti come autenticarsi, che in serial PIN è un caso particolare di autenticazione, e quando io ho un insieme di casi d'uso di livello user goal, posso pensare di raggrupparli andando a definire un obiettivo più di alto livello, che non è direttamente di interesse per l'attore primario, che però mi dà un contesto più generale entro cui si muovono dei casi d'uso più specifici. Ma il nostro obiettivo è capire il livello user goal. La tecnica molto più semplice con cui possiamo raggiungere questo obiettivo è chiederci perché. È esattamente quello che vuoi fare, perché lo fai? Quindi la prossima volta parleremo più nel dettaglio di come andare a scrivere il caso d'uso, quindi la sequenza di interazioni, che è effettivamente il cuore del caso d'uso, ma è fondamentale inquadrare il caso d'uso bene. Quindi devo capire quali sono gli attori, qual è il livello, qual è il goal effettivo e qual è il contesto. Sto parlando del bancomat, della filiale, della banca in generale. Anche questo è importante, perché devo capire cosa sta dentro la mia area di interesse e cosa invece è fuori, perché quello che è fuori non è affare mio, quello che invece è dentro sì. Quindi devo capire esattamente dove mettere la linea di demarcazione. Buon fine settimana.